Bene, ecco il secondo video con Enrico Gavioli. Per chi si fosse perso il primo, Enrico è coach, formatore e autore. Sta girando nelle città dell'Emilia per la presentazione del suo corso Mente, Corpo e Identità. C'è un segreto nella comunicazione in azienda, un qualcosa che possiamo applicare tutti i giorni? In realtà non dovrebbero essere segreti, ma visto che così poche persone lo sanno, perché in tanti hanno imparato a comunicare senza avere istruzioni per l'uso, diciamo, sembrano veramente segreti alcune cose che invece cambiano fondamentalmente la comunicazione sia nell'azienda ma che nella vita di tutti i giorni, compresa la vita di coppia. Ti faccio un esempio: ci sono persone che ragionano perché sono motivate ad ottenere qualcosa, ci sono persone che invece ragionano perché sono spinte più dal dolore. Quindi se tu motivi un tuo collaboratore che è spinto dal dolore dicendogli: se venderai tot appartamenti quest'anno sarai l'agente numero uno, questo non riesce a essere veramente motivato. Se gli dici che se non vende tot appartamenti probabilmente viene licenziato, lui correrà come un matto perché è spronato più dal dolore che dal piacere. Okay. Viceversa, se motivi uno spronato dal piacere, facendogli provare dolore, questo di sapere che verrà licenziato non gliene frega niente, va direttamente da un'altra azienda dove si lavora per obiettivi motivanti. Alla fine, se li sai motivare per il piano comunicativo in cui hanno, cioè uno spronato dal piacere e uno spronato dal dolore, magari ti vendono 100 appartamenti ciascuno. Sì. Tuttavia devi sapere su che piano è la loro motivazione, quindi come comunicare con loro per poter ottenere il meglio da loro. Ma ti do un altro esempio: la prima parte della comunicazione è l'ascolto. È stato studiato che ormai la gente non riesce ad ascoltare più di 6 secondi, e io so che adesso quelli che stanno vedendo questo video diranno: cavolo, è vero, perché tendi a parlare prima che l'altro finisca di parlarti, perché o ti dice un aneddoto che ti ricorda qualcosa, allora tu intervieni e inizi a parlare solo tu, è vero? Oppure ti ricorda qualcosa, intanto che lui parla tu te ne vai via con la testa da un'altra parte e non hai ascoltato niente di quello che ti ha detto. Ma se non sei in grado di ascoltare, difficilmente sarai in grado di capire come motivare quella persona, su che piano comunicativo parlargli. E così, queste sono solo due piccole cose, ma immagino che le persone che stanno vedendo abbiano capito subito il discorso dell'ascolto, perché probabilmente molti di loro si sono già immedesimati nella persona che interrompe l'altro. E facciamo tutti così ogni tanto. Tuttavia, quando sappiamo certe dinamiche, poi riusciremo a controllare e riusciremo ad avere delle relazioni molto migliori. Ricordiamoci che la nostra vita dipende dalle nostre relazioni. Io direi che con questa chicca finale possiamo chiudere e salutare e, perché no, mettere anche in pratica quello che abbiamo appena ascoltato, che non è male. Beh, io innanzitutto ringrazio te per questa intervista, anzi per questa giornata piacevole nella quale ci siamo trovati a parlare dei nostri interessi. E se questo video va su Facebook, non lo so, mettete molti mi piace, condividete. Ok. Ragazzi, da Enrico Gavioli, Emanuele Vallone, siamo a Forbigine, si vede, qua dietro abbiamo il comune. Un saluto, alla prossima. Ciao.